Pensate con me, che cosa determina come stai? Più le circostanze che stai affrontando, oppure i tuoi pensieri? Prendimi 10 credenti che stanno passando 10 prove molto simili. Hanno tutte la stessa condizione? Oppure c'è chi è tutto agitato, o turbato, o frustrato, o arrabbiato, o intimorato, e c'è chi ha pace? Tutte le persone reagiscono ugualmente alle stesse prove? Oppure c'è una grande differenza? C'è un'immensa differenza. Quindi, come stiamo non dipende dalle nostre circostanze. Come stiamo dipende dai nostri pensieri. A che cosa stiamo pensando? Se Dio non è al centro dei nostri pensieri, non stiamo bene. Anche quando le prove sono piccole. Hai mai sentito qualcuno che non aveva grossi problemi, però si lamentava sempre, uffa questo, guarda qui, questo e quell'altro. Quindi non stava bene, anche se non aveva grossi problemi. E ho conosciuto persone con profondi problemi, dolori, che avevano grande pace. L'uno non teneva Dio al centro, non aveva pensieri veri, l'altro sì. E questa è una grande notizia, che vuol dire il mio stare bene non dipende dalle mie circostanze. Perché se no, allora quando vengono prove non posso stare bene. Grazie a Dio possiamo avere pace e gioia e stare bene nelle situazioni più difficili. In Ebrei 12, non ho davanti a me, ma dice, parlando di Cristo, con la croce davanti, per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce. Per la gioia che gli era posta davanti, oltre la croce, sopportò la croce. Grazie a Dio che possiamo stare bene se abbiamo pensieri giusti. Allora, conosciamo, abbiamo studiato poco fa, Giovanni 14, il vostro cuore non sia turbato, dice Gesù Cristo. Credete in Dio e credete anche in me. Credere in Dio riguarda i nostri pensieri. Confida in Dio. Credere in Dio vuol dire confidare in Dio, non è una questione, sì, Dio esiste, no, Dio esiste ed è in controllo della mia situazione. Se non ho pace, se sono turbato, agitato, frustrato, arrabbiato, pieno di paura, qualunque cosa, se non ho pace, vuol dire che io ho falsi pensieri. E non sto confidando in Dio. Oggi vogliamo considerare questo argomento di falsi pensieri e come possiamo riconoscerli e combatterli. Allora, questo sarebbe un insegnamento che richiederebbe tanti più tempo di quello che c'è adesso. Eppure è anche semplice. È anche semplice. La prima domanda importante è: come possiamo riconoscere che abbiamo falsi pensieri? Perché i nostri pensieri sono mega convincenti. Ho pensieri che sono, secondo me, giustissimi. Noi in italiano diciamo che metterei mano sul fuoco. Ma no, è così! A me sembra. Come posso sapere se i miei pensieri sono veri o falsi? Primo modo, molto semplice,
dal frutto che producono. Se io ho pensieri che mi fanno avere durezza anziché amore verso qualcuno, se i miei pensieri mi fanno essere frustrati o agitato, o che mi fanno avere paura, o mi fanno essere annoiato, o mi fanno qualunque cosa oltre a pace e gioia, o falsi pensieri. È così. Se mi fanno disprezzare qualcosa, ma lui non capisce niente, anziché amare e onorare, o falsi pensieri. Se mi fanno dubitare di Dio, ma non è giusto, o falsi pensieri. Onestamente è semplice. Se mi fanno vedere solo me stesso, ho peccato, e sono aggravato, ma che non vedo Cristo e il perdono, o falsi pensieri. Attenzione. Ricordate una cosa. Se questa è la verità, da qui a qua, questa è la verità. Quindi ogni pezzo di questo è vero, giusto? Se io devo pagare una multa di 1.000 euro, quello è vero. Ma se qualcuno dice, guarda, io ho tanti soldi, pagherò le multe per te, se io penso al fatto che ho da pagare una cosa di 1.000 euro e in momento non ho 1.000 euro, e non penso al fatto che qualcuno mi ha detto pago io per te, quello che penso che ho da pagare 1.000 euro, è vero o falso? È vero o falso? È vero. Ma è la verità? Se escludo il fatto che quell'amico dico pago io per te, questo è vero ma non è la verità, pensando solo a quello, implicando senza dirlo che devo averlo io i soldi che non ho, quella verità è una menzogna. Lo vedete? È una menzogna, perché presenta questo come se fosse la verità. No, è una parte della verità che mi agita. Quindi dobbiamo riconoscere che abbiamo falsi pensieri per poter combattere i falsi pensieri. E io so che ho falsi pensieri quando il mio cuore è turbato o ho paura o sono agitato, ed io predico molto a me stesso. A volte, spesso anche ad alta voce, e dico, Marco, non hai pace, sei agitato, sei frustrato. Quella persona ti è difficile. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che tu hai falsi pensieri. Fermati a riconoscere quelli che sono. Io mi faccio questo. Quando mi trovo o frustrato, come faccio? Agitato, turbato, mi predico. Tu non hai pace. Vuol dire tu hai falsi pensieri. Quello è il primo passo. Perché se non sto cercando per i miei falsi pensieri, a me filano perfettamente. I miei pensieri falsi mi filano perfettamente. E il frutto che mi fa che no, i miei pensieri non sono lì. Ma cosa è falso? Non lo so ancora. Devo pensarci, ma io riconosco il frutto. Dal frutto so che non è giusto. Abbiamo tutti bisogno di riconoscere che io non sto bene, ho difficoltà a amare, ho difficoltà a perdonare, non ho pace, sono agitato, sono scoraggiato. Allora hai falsi pensieri. Il frutto è quello. Si conosce un albero dal suo frutto. E quante persone vivono la vita, non anni, decenni, con falsi pensieri. Vivono con falsi pensieri, anni. I nostri pensieri falsi, la Bibbia li descrive come fortezze, grandi castelli, fortezze, che si elevano
per ostacolarci da conoscere Dio e la sua cura. Ci fanno molto male. Se non riconosciamo e combattiamo i nostri falsi pensieri, sono falsi fortezze e ragionamenti che ci allontanano da Dio, ci rendono schiavi e ci fanno tanto male. Ma grazie a Dio, in Gesù Cristo abbiamo le verità che sono le armi per combattere e demolire queste fortezze, questi ragionamenti. Conosciamo tutti qui, secondo Corinzi 10, leggo da 3 a 6, che parla proprio di questo. Leggo. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero all'obbedienza di Cristo. E siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà perfetta. Notate come vengono descritti i falsi pensieri che spesso abbiamo. Vengono chiamati fortezze, perché sono difficili da battere giù. Grazie a Dio si può. Sono ragionamenti sbagliati che si elevano come altezze contro la conoscenza di Dio. Ci fanno non conoscere Dio veramente. Ci fanno avere concetti falsi di Dio. Non posso. Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio. Ma se io ho falsi pensieri di chi è Dio, non posso fidarmi di Dio. Non posso credere in Dio. E i falsi pensieri sono come questi ragionamenti e altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio, come se facessero un muro facendoci non vedere Dio più. E dobbiamo distruggerli, perché ci fanno vedere Dio in modo falso. Ci fanno vedere Dio come mancante, che non ci sta curando, o non ci ama, o sbaglia, o non doveva farci avere quella prova, o ci ha abbandonato. Certamente mio cuore non ha pace se credo quelle menzogne. Quindi questi falsi pensieri, e siamo pieni di falsi pensieri, ci arrivano tutti i giorni, ci fanno mancare le benedizioni di stare vicini a Dio. Perciò dobbiamo usare le armi che Dio ci ha dato per distruggere questi falsi pensieri. E le armi semplicemente sono le verità di Dio. Dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero all'ubbidienza di Dio. Solo così possiamo camminare vittoriosamente. Quindi, se il tuo cuore non è tranquillo, se è turbato, se non hai pace, se hai paura, se sei agitato, se sei arrabbiato, se pensi a me non ce la faccio più, tu hai falsi pensieri, è sicuro. Quindi il primo passo per combattere i falsi pensieri è riconoscere, uno, che li ho, e numero due, riconoscere quali sono. Quali sono? Se io non ho pace, che comprende l'amore per gli altri e bontà, cuore tranquillo, ho falsi pensieri, non sto aggrappandomi alla verità di Dio, non sto ricordando le promesse di Dio e l'opera di Dio e il cuore di Dio, e allora ho bisogno di fermarmi. Hai bisogno di fermarti per guardare a Dio. Devo fermarmi. Signori, non sto bene. Non riesco a perdonare quella persona. Penso sempre a quello che mi ha fatto. Oh, Signore, sono agitato. Oh, Signore, ho paura. Allora ho bisogno di fermarmi, a pensare a te, e con la tua luce vedrò quali sono i miei pensieri falsi. Allora, una delle armi più potenti per combattere i falsi pensieri,
anche prima che sono chiari a me. Un'arma mega importante che ci serve, cos'è? Ringraziare. Ringraziare, vivere ringraziando Dio. E una cosa bella, abbiamo cantato un inno prima con dei termini non normali e quindi ho spiegato questi termini per i più giovani e per noi vecchi che non volevamo far capire che non capivamo. Ma i motivi per cui possiamo ringraziare Dio non sono complicati. Non serve grandi studi. Il più giovane credente può conoscere le verità. Abbiamo visto genitori che possono insegnare a bambini o bambine piccole le verità, che possono veramente cominciare a incassare. È uno dei più grandi da conoscere e da ricordare, per cui ringraziare Dio tutti i giorni, specificamente nelle prove, è che Dio è in controllo. Dio è in controllo. Matteo 28, Gesù era già risuscitato, stava per tornare in cielo, appaia ai suoi discepoli e dichiara a loro un comandamento e una promessa. Leggo. Matteo 28, 19 e 20. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla la fine dell'età presente. Amen. E quello che ho saltato è il versetto prima: ogni potestà in cielo e in terra mi è stato dato. Ogni potestà in cielo e in terra mi è stato dato ed io sono con voi sempre. Mettendo insieme queste cose, mettendo insieme queste due cose, che Gesù Cristo, il Signore, ha ogni potere, tutto in terra e in cielo è sotto il suo controllo ed Egli è con noi, vuol dire che Dio, in Gesù Cristo, è in controllo di questa mia prova oggi. È in controllo di come quella persona mi tratta. È in controllo della mia salute, è in controllo di tutto, da più piccolo a più grande. Grazie a Dio. Posso ringraziare Dio che Egli è in controllo. E poi, una verità immensa, posso ringraziare Dio che Egli mi ama. Cosa vale di più? Cosa è più grande? Cosa è più grande? Le prove, le difficoltà o l'amore di Dio? Cosa è più grande? Cosa dura di più? La Bibbia parla moltissimo dell'amore di Dio per noi. È importante ricordare che l'amore di Dio per noi non è perché ha visto Dio qualcosa in noi. Dio non ha visto qualcosa di bello in noi. Oh, che bello! Oh, ti amo! No, noi spesso siamo così. Grazie a Dio non sempre. Un genitore con un nuovo bambino che nasce, non importa com'è quel nuovo bambino, per quel genitore è meraviglioso. E lo ama tanto, senza alcun merito. E Dio ci ama non solo senza merito, ci ama quando siamo pieni di peccati. Conosciamo qui in chiesa Romani 5, ma voglio leggere per capire l'amore di Dio per noi. Leggo i primi versetti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza e la perseveranza esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio
è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno arderebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Avete visto l'amore di Dio che non era in base a qualcosa in noi, era quando eravamo peccatori? Abbiamo motivo di ringraziare Dio. E non importa quali siano le tue circostanze, non importa le tue cadute, e quanto tu sei debole, tu puoi ringraziare Dio per il suo amore per te. Ma forse cadrò, forse qualche situazione mi separerà dall'amore di Dio per me in Gesù Cristo, e Dio guida Paolo ad andare avanti. Quello era capitolo 5, Romani 8, leggo da 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. L'amore di Dio è immenso, infinito, viene dal suo cuore e nulla, nessuna creatura, vuol dire anche noi, siamo creature, può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. E quanto è importante pensare a questo e ringraziare Dio per questo. E quando tu vivi ringraziando Dio perché ci stai pensando al suo amore per noi, tantissimi falsi pensieri già cadono a terra, vengono già distrutti. E poi Ebrei 13, 5 e 6, Dio non solo ci ama, ma non ci lascerà mai. Leggo. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro,
e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto ed io non temerò che cosa mi potrà fare l'uomo. Quando io ricordo questo, che Dio è il mio aiuto, non devo e non mi abbandonerà, non mi lascerà, non devo temere gli uomini. Cosa può farmi? Nulla al di fuori di quello che è il buon piano di Dio per me. Grazie a Dio per questo. Ricordare questo e ringraziare Dio per questo in mezzo alla prova già mi fa avere pace, schiaccia tanti pensieri falsi. Spesso abbiamo pensieri falsi, ci viene il pensiero: non ce la faccio, non ce la faccio, sono troppo debole. Hai mai pensato questo? Guardiamo a noi stessi per avere pace nella salvezza e vediamo le nostre cadute e dico: non ce la faccio, non ce la faccio. Allora, leggiamo quello che Paolo, guidato da Dio, il suo insegnamento è venuto direttamente da Gesù Cristo, dichiara Filippesi 1, 3 a 6. Prendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Sento convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. La salvezza non inizia con noi. Ah, io ho cercato Dio. La salvezza inizia con Dio. Il buon pastore è andato in cerca della pecora perduta. E se la nostra salvezza dipendesse da noi, per quanto importante perseverare, nessuno persevera abbastanza. Nessuno riesce a non cadere mai. E se la salvezza dipendesse da noi, saremmo persi. Saremmo persi. E quando tu gridi, non ce la faccio, stai dicendo una verità, ma non la verità. Tu stai dicendo la verità, io non ce la faccio. Sì, ma la verità non è solo quello, la verità comprende la parte che Dio completerà la sua opera in voi. Questo è come Satana ci tenta. Ci viene in mente una verità, ma è vero, sì, è vero, ma non è la verità. La verità è che noi siamo deboli. Dio è forte. Dio ha iniziato un'opera e Dio la porterà a compimento. E io, ricordando la verità, posso ringraziare Dio per quello. Oh Signore, Tu vedi quanto sono debole. Tu vedi quanto sono caduto. Grazie che Tu completerai la Tua opera in me. Ringraziare Dio è quello che fa cadere tantissimi pensieri falsi. Ci sono tanti altri motivi, solo menziono senza parlare a fondo. Possiamo ringraziare Dio che Gesù Cristo è alla destra di Dio per noi, intercede per noi. Abbiamo letto quello in quel brano in Romani 8. Possiamo ringraziare Dio, Ebrei 4, che Gesù Cristo è il nostro grande sommo sacerdote e tramite Lui abbiamo libero accesso al trono della grazia. Possiamo ringraziare Dio che Gesù Cristo è alla destra di Dio come avvocato, 1 Giovanni, capitolo 1, in modo che possiamo ottenere perdono ed essere perdonati e purificati. Possiamo ringraziare Dio per lo Spirito Santo che prega per noi secondo la volontà di Dio. In Romani 8, sarebbe versetti 26-27. Possiamo ringraziare Dio per lo Spirito Santo che ci guida, ci fortifica, ci illumina, ci insegna, ci riprende per portare avanti l'opera di Dio in noi. E tante altre cose. Tantissime promesse per cui possiamo ringraziare Dio. Quindi,
una parte grande, fondamentale, e non puoi vincere i falsi pensieri se non fai questo: ringraziare Dio. Una vita di ringraziamento. Allora, una piccola parentesi qua. Se io ho questo cuore di ringraziare Dio, comincia anche a vedere benedizioni tramite gli altri e diventa una persona riconoscente in casa. Comincia a riconoscere, grazie, ma di cuore, non è meccanico, no, grazie, e vedo come Dio mi cura tramite le persone e divento grato. Meraviglioso, meraviglioso, una vita dove in casa è piena di persone grati. È una vita meravigliosa. Quindi il primo passo per combattere i falsi pensieri è di abbondare nel ringraziamento, che non importa le circostanze. Quello che, per cui ho menzionato, le cose che ho menzionato adesso, sono motivi per cui posso ringraziare Dio nelle prove più difficili, più ingiuste, più dolorose, grazie a Dio. E poi vogliamo riconoscere i falsi pensieri per aggrapparci alle verità contrarie. Vogliamo riconoscere i falsi pensieri per pensare alle verità contrarie. Quindi, quando voglio combattere un nemico in una guerra, bisogna capire chi è il nemico. Se tu non sai chi è il nemico, non sai a chi sparare. Quindi è importante, quando siamo turbati, agitati, quando abbiamo paura, non abbiamo pace, quando ci è difficile amare, abbiamo pensieri falsi. E esaminando i pensieri con l'aiuto di Dio, possiamo, spesso con l'aiuto anche di altri, quanto è importante la trasparenza, possiamo arrivare a riconoscere quali sono i pensieri falsi. E quando diventano chiari, allora posso proprio aggrapparmi alle verità contrarie. Quindi alcune domande, questa è un po' una guida, domande da fare quando riconosci che hai falsi pensieri, riconosci dal frutto, non hai visto ancora qual è il pensiero, ma tu vedi, io sono agitato, io non riesco a perdonare, io ho timore, io non ho pace, io non ho gioia, io sono frustrato. Quando tu sei così, hai falsi pensieri. Signore, non so cosa sono, ma io so che ho falsi pensieri. Allora, qui c'è qualche passo. Per esempio, Signore, ho qualche peccato, perché peccati non confessati mi fanno avere i falsi pensieri. Per esempio, sto peccando nel non essere mansueto. Cos'è mansueto? Mansueto è umilmente mi fido di quello che la provvidenza di Dio mi sta dando. Dio mi dà una situazione umanamente ingiusta. E io mi agito perché non sono mansueto. Perché mi è arrivato quella situazione? Perché Dio ha gestito le cose così. È la prova giusta. E quindi io mi agito, non sto accettando quello che la provvidenza di Dio mi ha dato, quindi sto peccando, per forza avrò falsi pensieri e non avrò pace. Oppure sto peccando lamentandomi. Lamentarmi è sempre, sempre un peccato. Cos'è sotto un lamento? Cos'è sotto un lamento? Uffa, non quello, no, non ancora, no, non volevo quello. Cos'è dietro? Ancora! Cos'è dietro? Un lamento? Che cos'è dietro? Io merito meglio di quello. Ma è vero che merito di quello? Ma dopo tutto quello che ho fatto? Wow, hai fatto con un cuore sbagliato. Ma è Dio che mi dà ogni benedizione, anche se si serve anche di persone. Che cosa merito da Dio? Dopo tutti i miei peccati, una vita di peccati, che cosa merito da Dio? L'inferno. Nessun bene.
E se Dio mi permette situazioni pesanti, ingiustizie, prove in questa vita, non è quello che merito. Io merito tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. Ho merito quello. E quindi lamentarmi e alzare il pugno contro Dio, dicendo io non merito questo. Dammi quello che merito. No, no, no. Tu non vuoi quello che tu meriti. Ti dico, tu non vuoi che Dio ti tratti con giustizia. Tu non vuoi che Dio è giusto con te. Tu vuoi grazia. Perché se Dio fosse giusto con te, saresti distrutto, mandato subito al tormento eterno. Non dire mai, non è giusto. Tu non vuoi giustizia, tu vuoi grazia. Anche se non lo sai. Quindi lamentarci è un grave peccato. E se io mi lamento, sono pieno di falsi pensieri. E il fatto che, Signore, mi sto lamentando. Oh, questo è falso. Questo è un peccato. Poi comincio a vedere, esaminare i pensieri e quelli pensieri falsi vengono a galla. Li riconosco. Forse non riesco a perdonare, ma la Bibbia è chiarissima. Padre nostro, perdonaci i nostri debiti come noi perdiamo i nostri debitori. Chi non perdona di cuore non sarà perdonato. Ma è difficile, non riesco. Ok, ho un falso pensiero. Riconosco questo peccato e so, ho un falso pensiero. Infatti ho un falso pensiero. Perché sto vedendo il peccato, il debito di quella persona contro di me come più grave del mio debito contro Dio. Ma questo è falso. Perché non esiste debito contro di noi grave quanto il nostro debito contro Dio. E quindi se io non riesco a perdonare perché non ho ancora capito il mio debito. Matteo 18, il servo che ha un debito 10.000 talenti, una cifra infinita, impossibile mai neanche per sogno pagare, il padrone lo condona, cancella il debito e trova un conservo e lo strangola perché aveva un piccolo debito e non voleva avere la pazienza e il padrone ha detto gettarlo fuori nel tormento eterno, effettivamente, perché non ha perdonato e perché non ha perdonato non ha visto quello che il padrone aveva fatto e viene mandato all'inferno. Quindi se io non riesco a perdonare, io non sto capendo quanto grave è il mio peccato. Quindi quando io vedo che non riesco a perdonare, so che devo perdonare, io so che ho un falso pensiero e lì posso vedere qual è, cambia tutto. Ci sono tanti, tanti altri esempi, ma spesso quando non sto bene, non ho pace, quello che sia, è perché ho del peccato. E se mi esamino, ed è un aiuto essere trasparente e un altro mi aiuta a riconoscere i miei pensieri, perché parlando la persona può dire, ma aspetta, tu non stai perdonando, oppure tu ti stai lamentando, oppure quello che è. E questo aiuto che Dio mi dà tramite altri, perché mi umilio per essere trasparente e così ricevo l'aiuto. Riconosco il peccato che posso confessare, riconosco i falsi pensieri che mi hanno fatto peccare, che posso demolire e torno a camminare nella luce. E certo, ho menzionato quanto è importante il ringraziamento. Se io non sono riconoscente anche alle persone nella mia vita, io sto camminando nel peccato. Se io non sono riconoscente alle persone nella mia vita, io sto camminando nel peccato, non posso avere la pace di Dio. E spesso tendiamo a focalizzare non sui lati buoni delle persone, ma spesso focalizziamo sui lati negativi. E quella cosa, quel peccato vero che ha fatto quella persona contro di me, passo e ripasso e ripasso. Hai mai visto persone, quante volte, che li vedi cupo per giorni, ripassando le cose che qualcuno ha fatto? Che grave peccato nei confronti di Dio. Quanto è importante
riconosci, Signore, il mio cuore è duro, perdonami e cambiami. Io voglio essere grato per le benedizioni che ho, materiale, più piccolo, spirituale, i più grandi. E delle altre persone, io non ho nessuno nella mia vita perfetta, perfetto. Non ho nessuno che non pecca mai. Ed io non sono perfetto. Ed io pecco. Tu sei perfetto? Non pecchi mai? Allora perché i peccati degli altri ti turbano più dei tuoi peccati? Ti macchiano davanti a Dio. I peccati degli altri ti macchiano davanti a Dio? No, grazie a Dio. I miei sì. I miei sì. I tuoi ti macchiano. E quindi io non voglio essere aggravato per i peccati degli altri, voglio essere aggravato per i miei peccati perché voglio perdono. E c'è in Gesù Cristo. Poi un'altra cosa che crea tanti falsi pensieri, è fondato su falsi pensieri e ne porta altri, sono idoli del cuore. Idoli del cuore. Che cosa è un idolo? Molto semplice, un idolo spesso ormai, per noi non è spesso una statua. Un idolo è qualcosa, non deve essere materiale, anzi spesso non lo è qualcosa dove cerco la mia gioia, la mia soddisfazione, anziché Dio. Un idolo è dove cerco la mia gioia e la mia soddisfazione, anziché cercare la gioia in Dio, in Gesù Cristo. Quindi, avere un idolo, e ne abbiamo tanti, è fondato su una menzogna. Qual è la menzogna? Che quella situazione, quella persona, quella cosa, quello che è, quella esperienza mi può soddisfare. Quella è una menzogna. Solo Dio può soddisfarmi il cuore. Parlavamo qui in chiesa l'altro giorno su mangiare una bella ciotola grande di segatura con dei gusti messi sopra. E magari gusti chimici che hanno il gusto ma non hanno alcun nutrimento. E tu dici, oh, questo mi soddisferà, mi fa essere pieno. Sì, ma non ti cura. È falso, è un inganno e ogni idolo è così. Allora, ci sono due tipi di idoli. Sono idoli che sono benedizioni da Dio, e ci sono idoli che sono peccati. Ci sono idoli che sono benedizioni da Dio. Per esempio, la buona salute è una benedizione da Dio, ma può essere un idolo. Si può essere un fanatico per tenere la buona salute perché quella è la cosa che importa. Devo curarmi, devo curarmi. Oh, voglio curarmi, cerco di curarmi. Ma non deve essere un idolo. Devo stare bene anche senza. Non è quello che mi fa avere la gioia. Ma per tante persone la buona salute è un idolo. Oppure la famiglia, o i figli, o il matrimonio è un idolo. E si butta tutto. Oh, oh, quella persona, o curare i miei figli, o quello che sia. Una persona che è una benedizione, ma diventa un idolo. Dove cerchi la gioia? Non devi cercare la gioia nelle persone. Poi avere gioia, ma non devi cercare la gioia, devi cercare la gioia in Cristo. Può essere, per esempio, un buon lavoro che viene da Dio, ma può essere un idolo. E ci sono tante altre benedizioni che possono essere idoli se mi aggrappo a quello anziché a Dio. Abbiamo tutti i doni spirituali, ma anche il servire il Signore non deve essere un idolo. Devi dire, Signore, voglio farlo, ma se me lo togli domani, tu sei la mia gioia, le mie capacità. Poi ci sono idoli che sono peccati. Voglio l'approvazione degli altri, voglio essere visto bene dagli altri. Quello è idolatria, è un peccato, voglio gloria per me stesso. Detto in modo più semplice.
oppure voglio prevalere, voglio vincere io, voglio essere come Dio, voglio vincere io, voglio che la mia volontà sia fatta. E questo è un idolo, è un peccato in sé, e certamente diventa un idolo. Può essere, voglio vivere per piacere, per quello che mi piace questo o quello, e voglio dedicarmi a quello, che non è amare il mio prossimo come me stesso. Quindi è già un peccato, e diventa un idolo, vivo per quello, cerco la mia soddisfazione in quello. Ci sono tanti tipi di peccati che possono essere un idolo, dove cerco la mia soddisfazione, la mia, un cuore soddisfatto, la mia gioia. E questo è un idolo, perché anche se è una cosa che viene da Dio, vuol dire non cercare in Dio. Quindi già il fatto di avere un idolo o idoli è già fondare la mia vita su menzogne, falsi pensieri. Perché credo la menzogna che quella cosa, quella situazione, quell'esperienza, quell'approvazione degli uomini, quella vita che desidero, che sogno, se uno guadagna il mondo intero e perde l'anima, mi soddisferà. È una menzogna, è un falso pensiero. E se non riconosco, andrò avanti lontano, sempre più lontano da Dio. E quindi devo riconoscere dal frutto della mia vita che è un idolo. Un'altra piccola parentesi. Pensandoci bene, è possibile che qualcuno mi ostacola da Dio? Allora, esternamente sì, ma in realtà no. Ricordate come si chiama il video o il libro di Richard Wurmbrand in prigione? Cos'era? Romania, se non sbaglio. Ed era torturato, battuto, proprio battuto, torturato fisicamente. Quello tortura, isolamento da altri credenti ha potuto ostacolarlo da avere Cristo? Minimamente. Odio, malvagità contro lui, tanto peccato contro lui, non lo ha ostacolato da Cristo. Il tuo peccato piccolo ti ostacola da Cristo. Quanto è importante ricordare questo. Quanto è importante riconoscere che piccoli idoli ci danneggiano moltissimo. Quello che gli altri fanno contro di noi non ci ostacolano da Dio. Perciò posso riconoscere un idolo quando qualcuno mi ostacola da qualcosa e comincio ad essere agitato, mi rivela che quello è un idolo per me. Pensate a questo. Se io ho qualcosa o voglio avere qualcosa e qualcuno mi ostacola da tenere o danneggia o da ottenere una cosa e questo mi agita, quella cosa è un idolo per me. Quella cosa è un idolo per me. Cioè, se io amo Serena, io amo Serena, e se lei si ammala, no signore, no signore, farla guarire, è un idolo per me. Perché dico, la mia gioia è andare avanti così. È bello, ma finirà al tempo determinato da Dio. E se non è un idolo, ringrazierò Dio per il tempo che ci ha dato. O lei farà quando, se muoio io prima. E se mio figlio sta morendo, avrò pace. Signore, mi fido di te che farai la cosa giusta. Se nella tua volontà lei muore a 3, 4, 5, 8, 10, 15 anni, mi fido di te, grazie per gli anni che mi hai dato. E ho pace, perché non è un idolo. Se io disperato, no Signore, ti prego, oh farla guarire, è un idolo, perché non cerco la mia pace in Dio, ma in quell'idolo. Conosciamo che una cosa è un idolo quando siamo disperati, se ci viene tolto o rischiato di toglierlo dalla nostra vita. Poi un'altra cosa, tutto un altro campo, falsi pensieri. Un falso pensiero che spesso Satana ci dà e ci
fa avere timore, paura, preoccupazione, ansia per qualcosa non vera, ma una cosa potenziale. Quante volte hai avuto agitazione per quello che potrebbe succedere? Non che era successo, ma potrebbe succedere. Ma se dovessi fare così, ma come facciamo? Non lo so. Quante volte? Io direi, la mia esperienza, che le persone si agitano più per problemi potenziali che per problemi reali. Pensate tutte le volte che ci agitiamo per un po'. Ma se io non riesco a finire, se non riesco a finire questo abito, cosa faccio? Come faccio? Non c'è tempo. Se non riesco, se lei non accetta, se lui fa quello. E ci agitiamo per potenziali problemi. Cosa ne dice Gesù? Gesù dice, Matteo 6,34, non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Allora, in quel capitolo Gesù aveva parlato del bisogno di cibo, di copertura, vestiti, casa. Applica con tutto, ma basta a ciascun giorno il suo affanno. Nel Padre nostro, nella preghiera, a livello materiale, cosa si chiede? Dammi un buon conto in banca che sarò messo a posto per anni? Cosa chiede? Darci il nostro pane quotidiano, quello di oggi. Poi domani ti chiederò per domani. Invece di dire, ma ho questo, ma cosa farò dopo domani? No, dice, scusi, basta ad un giorno il suo affanno. Vivi per il Signore, aggrappati a Dio oggi e poi dopodomani prega. Non vuol dire di non prevedere. Riscaldiamo con legna, non è che non devo pensarci finché non arriva la prima neve, e poi, cosa faccio? No, devo prepararmi nell'estate. Non vuol dire quello, ma non devo preoccuparmi, non devo preoccuparmi. Non dobbiamo preoccuparci per problemi potenziali, che è una grande arma di Satana. Dobbiamo dire no, il mio Signore è in controllo. Il mio Signore è in controllo. E non so quello che arriverà, ma il mio Dio è in controllo di quello che arriverà. E non mi agito. E 1 Corinzi 10, 13, grazie a Dio per questo. La parola in greco, tentazione e prova, è la stessa parola. Nessuna tentazione o prova vi ha finora colti, se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita, affinché la possiate sostenere. Quanto è importante riconoscere questa verità. Nessuna tentazione vi ha finora colti. Qui parla di prove che ci hanno colti. Sono veri, arrivano, ma Dio è fedele. Dio è fedele, posso ringraziare Dio per quello. Non permetterà, perché ha ogni potestà in cielo e in terra, che siamo tentati oltre le nostre forze. Ci darà sempre la via di uscita, non di evitare, ma di uscire. Posso ringraziare Dio per questo. Un esempio di una preghiera. Una prova mi attacca e dico, Padre, in questa situazione mi sono venuti dei pensieri che mi hanno turbato, però Tu sei in controllo di questa mia situazione e Tu non permetterai che arriva ad essere una prova sbagliata. Grazie che Tu mi stai curando e mi curerai in questa prova che è pienamente sotto Tuo controllo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ecco come pregare verità. Abbiamo letto all'inizio, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Ecco un altro tipo di preghiera, e non è da memorizzare, è un esempio delle verità da pregare. Oh Padre, grazie che io non devo essere turbato. Perdonami che avevo tolto gli occhi da te in questi giorni e sono stato turbato, ma scelgo di riguardare a te, perché Tu sei in controllo. Grazie che Tu mi ami. Abbiamo parlato dell'amore di Dio. Grazie che Tu mi curi. Tutte le cose cooperano al bene.
Quindi questi pensieri non devono turbarmi, perché tu sei in controllo e quei pensieri escludevano il tuo controllo. Pensavo al problema, ma non al tuo controllo. Grazie che tu sei in controllo. Io ti lodo per il tuo potere. Io ti ringrazio per la tua cura e il tuo amore. E ti ringrazio che sono prezioso per te. Nel nome del mio Signore Gesù Cristo. Amen. E voglio anche non avere timore degli uomini. Abbiamo letto in Ebrei, Dio stesso ti ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? In momenti come altri ti attaccano fisicamente, emotivamente, praticamente. Signore, tu sei in controllo e nessun male mi arriverà se non il male giusto per te. Forse mi farà un danno economico, fisico, mentale, ma io accetto quello, perché se arrivo vuol dire che è da te. È uno strumento nelle tue mani per me. Grazie, Padre. E poi un'altra cosa per combattere i falsi pensieri è di scegliere, quella parola importante, scegliere di pensare le cose buone e giuste e degne di lode. Conosciamo Filippesi 4:8. Quanto ai rimanenti fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Ecco come combatti i falsi pensieri. Non lasci spazio. Riempi la vita con ringraziamento, riempi la vita con lode, riempi la vita con pregare e adoperare per benedire altri, riempi la vita con pensieri delle verità di Dio, che queste cose che ho elencato sono le verità di Dio. Però a volte siamo deboli e voglio incoraggiarvi di usare carta e penna e scrivere giù verità. Magari una mamma in casa può mettere sul banco, in cucina, sullo specchio, in bagno, un po' dappertutto, vicino alla lavatrice, e quando si fa lì a preparare il cibo, legge questo foglio. È vero, Signore, ti ringrazio per questo. Vai in bagno, si ferma a guardare. Apre la lavatrice, ma prima legge e si ferma a ringraziare. Può essere sullo cruscotto, può essere un foglio che tengo in carta che tiro fuori. A volte è utile avere aiuto. Quindi mi preparo. Io so che oggi avrò delle prove. Mi preparo con pensieri che mi fortificheranno, che mi aiuteranno a aggrapparmi alle verità e combattere i falsi pensieri. E quando ci sono prove pesanti, duri, difficili, ingiustizie e dolori, ricordo quello che abbiamo letto in Romani 8, tutte le cose cooperano, e non abbiamo letto ma 26-27, perché lo Spirito Santo conosce il cuore di Dio e prego per noi secondo la volontà di Dio, e tutto quello che Lui prega viene fatta, e perciò tutte le cose cooperano al bene. Tutte le cose cooperano al bene è perché lo Spirito Santo conosce la volontà di Dio per noi e prega quello. E quindi se io ho una prova, oh Signore ti prego, proteggimi, guariscimi, e lo Spirito Santo sa, no, la volontà di Dio in questo momento è che Marco perde la salute per sempre. E io prego, oh proteggimi, e lo Spirito Santo prega dicendo farlo arrivare quella malattia che lo batterà giù per la vita. E Dio adempia la preghiera dello Spirito Santo che conosce la perfetta, buona, giusta, amorevole volontà di Dio per me, e boom, la malattia mi arriva. E passo il resto della vita in sedia a rotella.
E Dio mi ha curato, mi ha amato. E io non sono volontà di Dio. Quindi io prego con fede. Signore, tu puoi fare tutto. Tu puoi guarirmi. I medici dicono di no, ma tu non hai problemi. Se questa è la tua volontà, mostrati grande. Glorificati guarendomi. Ma se tu vuoi mostrarti grande, dandomi la grazia e dando a Serena la grazia, fai anche quello. Io non so la cosa migliore, ma tu sì, mi fido di te. Il mio cuore non è turbato perché so chi è Dio. E vogliamo aiutarci. Ma c'è una cosa che non ho menzionato, dolore. Dolore, dolore. Ci sono dolori nella vita, profondi dolori. Sofferenze, sofferenze fisiche, ma ancora di più, sofferenze di cuore. Come devo pregare in mezzo alle sofferenze? Perché nelle sofferenze, quali sono pensieri falsi che mi arrivano? Dove è Dio? Dio volendo, fra poco in chiesa sentiremo un sermone sul Salmo 13, che è un salmo dove Davide grida: dove sei? Non vede Dio. Dio c'è, ma non lo vede. L'Apostolo Paolo è stato benedetto più di tutti, potendo essere portato in cielo. Non capiamo tutto, ma sappiamo quello. E in 2 Corinzi 12 parla di questo e dice, dopo che parla del fatto che è stato portato in cielo: inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte, Signore, che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Paolo ha sofferto di quello che sappiamo più di tutti gli altri apostoli: ingiustizie, persecuzioni, dolore, fame, grandi, grandi sofferenze. Eppure ha detto: io mi diletto, ho gioia, perché quando sono debole, allora sono forte. Allora conosco la potenza di Dio in me, nella mia debolezza. E questa è la chiave. Potremmo dire molto di più, ma la battaglia forse più grande e forte nella vita è contro falsi pensieri. Viviamo con una marea di falsi pensieri, ci arrivano. La tentazione di Gesù nel deserto, dopo 40 giorni senza mangiare per renderlo debole, erano falsi pensieri. Satana è venuto dicendo cose false, però che avevano pezzi di verità. Ricordate? È scritto così nella Bibbia. Ed era vero, ma escludeva questo. La tentazione di Gesù erano mezze verità. E le nostre tentazioni spesso sono mezze verità. E se noi non impariamo a riconoscere e combattere e demolire e distruggere i nostri falsi pensieri, quanta sofferenza, quanta poca gioia, poca pace, quanta vita sprecata. Quanto è importante, e possiamo riconoscere i veri falsi pensieri da come stiamo. Se siamo scoraggiati, frustrati, agitati, pieni di paura, arrabbiati, abbiamo falsi pensieri. Se non riusciamo a perdonare, se siamo disperati, siamo pieni di rabbia, se ci lamentiamo, abbiamo falsi pensieri. Se non abbiamo gioia e pace e amore, abbiamo falsi pensieri.
Primo passo, riconosce, Signore, dal frutto. Riconosco che ho falsi pensieri. Mostrami quali sono. Se tu fai quel passo con umiltà, Dio ti mostrerà. E spesso saranno cose vere che escludono il resto che è vero. Quindi pezzi di verità che si presentano come se fossero la verità che non sono. Satana è furbo. Ma noi abbiamo la verità. Aiutiamoci gli uni gli altri. Abbondiamo nel ringraziamento. Umiliamoci per accettare quello che Dio nella sua saggezza, potenza e amore ci dà. Aiutiamoci gli uni gli altri. Grazie a Dio. Abbiamo le verità. Abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo la forza di Dio che opera in noi. E grazie a Dio abbiamo gli uni gli altri. Usiamo questi mezzi, queste armi per combattere i falsi pensieri, per vivere pieno della gioia di Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che in un mondo pieno di difficoltà, di dolore, di menzogne, di ingiustizie, noi possiamo camminare nella luce. Possiamo camminare nella luce e avere la tua gioia, la tua pace in mezzo a qualunque tipo di prova. Vogliamo quello e ci offri quello. Grazie che tu ci ami, che nulla ci separerà dal tuo amore per noi in Gesù Cristo. Grazie che tu completerai la tua opera in noi. Grazie che il Cristo e lo Spirito Santo pregano per noi. Oh Padre, vogliamo camminare nella verità. Dacci cuori sensibili a riconoscere i frutti sbagliati affinché possiamo riconoscere e demolire, distruggere falsi pensieri per conoscerti di più. Ti prego, alla tua gloria e al nostro bene. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.